Ma questo è una deficienza e questo non paga. La campagna elettorale si fa attraverso la televisione nei salotti televisivi. Non a caso la par condicio è stata applicata drasticamente con la chiusura di alcuni talk, eccetera. Però la Lega, che da questo punto di vista ha ereditato quello che faceva una volta il Partito Comunista, ha dimostrato che si può essere forti anche senza frequentare in modo esasperato il salotto televisivo, ma facendo che cosa? Andando in mezzo alla gente. Cioè la Lega sta, io la vedo qua, la vediamo noi qua in Lombardia, la Lega sta in mezzo alla gente 24 ore al giorno, per 365 ore al giorno. Il centro-sinistra questo lo fa nei 20 giorni o nei 30 giorni prima del voto. E questo non è possibile. In televisione ci sono diversi programmi, come dire, liberi, cioè non c'è soltanto Amizero e neanche Ballarò. Devo dire che faccio fatica a guardare altre reti, guardo in casa mia, cioè Rai 3. Beh, insomma, il lavoro che ha fatto Iacona, il lavoro che fa la Gabanelli, eccetera, sono trasmissioni libere, totalmente libere e informative. Ci sono dei telegiornali molto interessanti, che sono quello di Rai News 24, c'è il telegiornale di Sky, Sky TG 24, che è un telegiornale fatto molto bene, cioè non è che ci sono, come dire, non ci si può informare attraverso la televisione, assolutamente. E poi ci sono tante altre trasmissioni che fanno, come dire, tra le righe un ottimo lavoro di informazione. Il problema vero è che quei telegiornali sono quelli più visti. Il problema vero è che questi telegiornali che ti ho citato sono telegiornali ancora di nicchia, perché parliamo di qualche migliaio di telespettatori, di media, cioè non arrivano a 100.000 telespettatori, ecco. Questo è il problema. Probabilmente un domani, quando l'Italia sarà come dire, informata non più in analogico, ma sarà informata attraverso il digitale terrestre, e Rai News 24 diventerà un telegiornale, come dire, in chiave 24 ore al giorno, beh, probabilmente può diventare un telegiornale che fa concorrenza alle altre testate che sono in chiave oggi. Ma il potere politico lascerà Corradino Mineo a dirigere quel telegiornale o ci metterà uno dei suoi? Anche perché che cosa succede? Succede che quando cambia un governo non è che poi sostituisce, no, la prima cosa che fa, sostituisce il direttore del TG1, ma non lo fa soltanto Silvio Berlusconi, lo ha fatto anche Romano Prodi, cioè non ci dimentichiamo che la prima cosa che fece l'ultimo governo Prodi fu quello di portare Riotta, ai noi un disastro clamoroso, al posto di Mimun. Però sulla carta Riotta doveva risultare un giornalista illuminato, progressista, eccetera, eccetera, e dopo, insomma, guardando quel telegiornale abbiamo capito che non era proprio così, forse era peggio di quelli che l'avevano preceduto. Ecco, però sulla carta doveva essere. E questo è l'anomalia, e questo è il fatto sbagliato. Non è perché io vinco le elezioni, metto i miei uomini a governare nei posti chiave della RAI. Non, cioè il diritto dell'informazione è sancito il diritto che del cittadino ad essere informato è sancito dalla Costituzione. Ecco, noi ce lo dimentichiamo.
Ma intanto non mescolerei Bruno Vespa con Santoro. È un'associazione che costruisce, se fossero due componenti chimiche, creerebbero una reazione messa insieme. Noi diciamo, io sono convinto, l'ho scritto, eccetera, pur responsabilizzando porta a porta per tante cose che sono successe nella nostra società, e considerando porta a porta portavoce del governo, in particolare di Berlusconi, senza mulatoria al fatto che Bruno Vespa ha portato in trasmissione tanti esponenti del centro-sinistra e li ha utilizzati come alibi, e loro si sono fatti utilizzare come alibi. Ma detto questo, se venisse chiuso porta a porta, io sarei il primo a battermi perché porta a porta non venisse chiuso, perché non va spento mai, nessuna voce va spenta nella nostra società. Quello che direi invece è che probabilmente invece di quattro spazi ne darei soltanto due, cioè aumenterei le voci, ecco, questo mi permetto di dire. Per quanto riguarda anno zero e l'anti-anno zero, beh, intanto bisogna saper fare la televisione. Un conto è andare in trasmissione e fare l'ospite e fare il cosiddetto guastatore, perché tutti questi vari personaggi, Belpietro, tutta questa gente qua, questi giornalisti non vanno in trasmissioni. Mentre Travaglio fa degli interventi di sostanza, e sono interventi come dire, che nessuno riesce a smontare, perché lui ragioni sui fatti, lui mette in fila una sequenza di fatti reali esattamente come sono accaduti, questi altri vanno in televisione per impedire agli altri di parlare. E poi fare la televisione bisogna saperla fare. Cioè, non ci dimentichiamo Antonio Socci, quando fu cacciato via Santoro con Sciuscià, arrivò Excalibur. Sciuscià faceva il 20%, Excalibur l'hanno chiuso al 5%. Cioè, allora non c'è il popolo di destra, no, c'è il popolo di destra per consentire a un conduttore che vuol fare una trasmissione di ispirazione di destra, eccetera, eccetera, di poterla fare e di avere anche un certo successo d'ascolto. Ma poi questi qui, dopo un po', a parte la novità del primo giorno di messa in onda, dopo un po' queste trasmissioni non sono più viste, e allora ci sarà una ragione. Cioè, la televisione bisogna saperla fare, e Santoro può piacere o non può piacere, ma è uno che la televisione la sa fare, e come? E questo, in una società dove il rientro pubblicitario e tutto sono fondamentali, perché sennò non potremmo sopravvivere, nonostante che noi abbiamo il canone, eccetera, eccetera. D'altra parte è stato il direttore Masi che, come è arrivato a dirigere la nostra azienda, ha detto: se continuiamo così rischiamo nel 2013 di avere un passivo di oltre 600 milioni di euro, cioè, lo traduco, vedi, all'Italia, ecco. E quindi Santoro oggi non va in onda, e Rai 3, guardiamo, ieri sera Rai 2 ha fatto di media il 7%, quando è in onda Santoro Rai 2 fa di media il 15-16% di fascia in prima serata. L'altra sera, che non è andata in onda Ballarò, la Rai ha fatto un record. E sai qual è il record che ha fatto? Allora, Rai 3 è stato il martedì della stagione televisiva con il minor ascolto in prima serata, è stato il martedì televisivo della stagione con il miglior ascolto durante la giornata, è stato il martedì con il minor ascolto della RAI in prima serata, ed è stato il martedì con il miglior ascolto della RAI in tutta la fascia giornaliera. Ma questo si traduce in pubblicità.